Vivere e raccontare, puntata numero 116. Oggi è lunedì 13 luglio 2020 e sono le 17:37. Buon pomeriggio da Gioacchino Lorati e da Genova, buon pomeriggio a Fabio Caruso. Buon pomeriggio Gioacchino, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Vivere e raccontare è il programma televisivo ideato da Augusto Zucchi e Gioacchino Onorati, in cui l'opera si racconta attraverso la voce dei propri autori. Protagonista della puntata odierna è il libro Manuale pratico di banca, a cui tu hai fatto un contributo, hai dato un contributo. Prego, Fabio. Esattamente. Esattamente, Gioacchino. Io ho avuto la fortuna di incontrare degli ottimi professionisti nel corso della mia carriera di impiegato di banca, tra cui mi piace ricordare Marco Ferfoglia, Ivo Invernizzi, Alberto Rossi, protagonisti, insomma, professionisti che fanno parte dell'Associazione Analisi Banca. Da questo, diciamo, felice incontro professionale è nata l'idea di questo libro, soprattutto grazie al presidente Marco Ferfoglia, e ho dato il mio piccolo contributo dal momento che, insomma, sono 15 anni che lavoro nel mondo del recupero crediti. È stato sicuramente una piacevole attività, un piacevole incontro professionale. Speriamo, insomma, che questo libro possa essere anche utile a chi, insomma, opera in questo mondo, perché compendia un po' tutte le nozioni fondamentali di quello che è l'attività bancaria, ecco, dal credito fino al recupero crediti, insomma, speriamo possa essere un buon manuale di consultazione per chi opera in questo settore. Manuale pratico di banca a cura di Marco Ferfoglia, prefazione di Bruna Marinangeli, con i contributi di Roberto Bramato, Salvatore Carrano, Fabio Caruso, Antonio Ciccaglione, Marco Damiani, Luca Geronimi, Ivo Invernizzi, Igor Yelen, Bruna Marinangeli, Simone Mazzonetto, Sabrina Pelillo, Gaetano Perilli, Pasqualina Porretta, Alberto Rossi, Giuliano Soldi, Giovanni Tilli, Roberto José Tortorelli. Quindi siete Esattamente. tanti, tanti Tanti, è autori una. di questo manuale di 220 pagine, pure piuttosto agile, possiamo dire. Assolutamente, è un'associazione che è nata nel 2017 ed è cresciuta esponenzialmente nel corso degli anni, proponendosi come principale idea quella di fungere da scambio culturale di lavoro tra professionisti che operano nello stesso settore. E mi pare che grazie all'attività di tutti noi, in particolare, ripeto, del presidente Ferfoglia e del vice Ivo Invernizzi, l'attività stia viaggiando assolutamente a gonfie vele. Ecco, quindi ben felice di aver dato il contributo. Leggo dalla prefazione di Bruna Marinangeli, che è professoressa di economia aziendale. Manuale pratico di banca nasce dall'ispirazione di Marco Ferfoglia, che ne è curatore e coautore, ed è stato realizzato con il contributo di circa 20 esperti del mondo bancario e finanziario, in quanto accademici, professionisti, studiosi del settore. L'idea originaria era quella di realizzare un dizionario dei termini bancari e finanziari. Ma in corso d'opera ci si è resi conto che il volume incarna un'identità ed una funzionalità più ampie. Partendo dall'illustrazione dei singoli termini, esaurisce la trattazione di tutti gli aspetti del sistema finanziario e ne narra con sobrietà la realtà attuale. Sebbene la crisi economica che farà seguito alla tragica diffusione del Covid-19 sconvolgerà le regole del gioco del settore bancario ed inevitabilmente contagerà il sistema finanziario. Sì, perché anche per voi non è stata, diciamo, facile affrontare questa emergenza. Certo, un'emergenza che purtroppo, secondo me, deve ancora dispiegare i suoi effetti negativi nell'autunno che verrà, soprattutto da addetto al settore recupero crediti. Posso confermare come le difficoltà siano veramente tante.
Però le nostre banche vivono un momento dove parevano, ecco, riprendersi rispetto alle difficoltà di soprattutto capitalizzazione avute negli ultimi anni. Questo non ci voleva, però probabilmente il nostro sistema bancario dovrebbe, ecco, resistere a queste enormi difficoltà che ha spiazzato un po' tutto il mondo finanziario. E quindi attendiamo sviluppi, ma le basi secondo me sono buone perché il mondo bancario e il mondo finanziario reggano e resistano. Fabio, il libro è composto, oltre della prefazione, delle note di presentazione di Simone Mazzonetto, di Certo. ben 11 capitoli. Qual è quello a cui tu ti sei dedicato? Beh, io mi sono dedicato alla, come dire, alla spiegazione di alcuni dei termini bancari che fanno parte anche della mia attività quotidiana di recupero crediti. E quindi ho avuto l'opportunità e la possibilità di, come dire, accrescere le mie competenze attraverso così un ripasso degli argomenti che mi accompagnano ormai, come ti dicevo, da 15 anni nel corso della mia attività. Quindi non c'è un capitolo specifico che hai No, fatto tu, ma è no. un libro, si può dire proprio a più mani a questo A punto, più mani, a, come dire, a una collaborazione a più voci, no? A ecco, più un coro voci, sì. più voci, se passiamo l'espressione. Sì, proprio così. Allora, i capitoli quali sono? Capitolo 1, banche ed enti diversi. 2. Organizzazione e gestione della banca. 3. Operazioni e servizi bancari. 4. Parametri e tassi bancari. 5. Bilancio bancario. 6. Qualità del credito. 7. Rischi e disciplina di Basilea. 8. Patrimonio di vigilanza. 9. Politica monetaria della BCE, Banca Centrale Europea. Europea, 10. certo. Normative bancarie, 11. Disciplina delle crisi bancarie. Eh sì, abbiamo tutti un po', diciamo, dato una collaborazione sotto diverse sfaccettature per diversi capitoli, senza, diciamo, concentrarci poi specificamente su argomenti, ma dando una mano un po' su tutto sullo scibile bancario, ecco. A proposito del capitolo 6, qualità del credito, paragrafo 6.1, affidamenti. Noi tutti Certo. sappiamo che molti imprenditori si sono recati presso le banche per chiedere questi benedetti 25.000 euro in su. Ecco, Sì. lì che cosa è accaduto concretamente? Che cosa accadrà nei prossimi giorni? Questi 25.000 euro sono stati dati a fondo perduto oppure gli imprenditori dovranno restituirli? E la banca in che modo è stata garantita? No, allora, senz'altro gli imprenditori dovranno restituirli attraverso, diciamo, un rientro che deve avere durata massima di 6 anni. Peraltro poi sicuramente laddove ci fossero delle difficoltà dovute alla pandemia e alla ripresa dell'attività economica, senz'altro le condizioni potrebbero essere negoziabili con la banca, potrebbero esserci, come dire, delle moratorie, delle rinegoziazioni e quindi si potrebbe andare incontro agli imprenditori per evitare che il crollo di determinate attività produttive. D'altro canto, la banca è stata garantita e le banche vengono garantite attraverso l'intervento dello Stato, no? Che come nelle cartolarizzazioni che conosco bene per la mia attività, come dire, dà una garanzia, contribuisce con una garanzia sussidiaria laddove evidentemente le difficoltà di rientro si palesassero come insormontabili da parte dell'imprenditore. E quindi si cerca, soprattutto attraverso il superamento di determinati vincoli burocratici, di fare in modo che il nostro tessuto economico e produttivo
continui e riprenda soprattutto una strada di produttività dopo il dramma che abbiamo vissuto in questi mesi. Il rischio in questo periodo è molto forte, cioè che alcuni imprenditori potrebbero non rientrare dal prestito ricevuto e addirittura Certo. cadere nelle maglie pure degli usurai. Assolutamente. Purtroppo il fenomeno della malavita rischia, come dire, di insinuarsi nelle pieghe di queste difficoltà e quindi lì sta a tutti, insomma, operare un controllo assoluto e capillare per evitare le difficoltà che, insomma, la malavita tragga profitto da questa situazione. Assolutamente. Ecco, e allora a proposito della qualità del credito, come si fa a dire un credito è buono, un credito è cattivo? Qualità, che cosa si intende per qualità del credito, appunto? Qualità di un credito sta proprio anche nella preparazione di chi assolutamente lo deve vagliare, lo deve valutare il credito. Il Perché credito da spesso siamo. concedere, non il credito da concedere. Assolutamente, nel senso che sappiamo che come dire, spesso la concessione del credito si basa su un giudizio prospettico, prognostico a lungo periodo. E quindi occorre senz'altro avere dei dati aggiornati, approfonditi, però occorre poi anche una sorta di intuito, una sorta di capacità di indagare oltre le righe, oltre l'angolo, per così dire, per cercare di vedere effettivamente quali iniziative possano a lungo periodo essere meritevoli e lì ci vuole dell'esperienza, ci vuole il lavoro, ci vuole la competenza, ci vuole un intuito, insomma, un mix di tanti fattori, soprattutto che devono partire certamente dai dati e su quello nessuno lo può negare, però poi ci vuole quell'esperienza e quelle capacità che spesso non si insegnano se non attraverso l'esperienza pratica sul campo. E allora di fatto chi è che concede il credito, che sottoscrive la concessione del credito? Non è soltanto un computer, quindi, che analizzati Esatto. determinati dati lo concede, ma c'è l'uomo dietro. E se c'è l'uomo, quale figura professionale all'interno della banca concede il credito? Beh, senz'altro ci vuole un'ottima squadra, per così dire, a livello di analisi dei rischi, di risk management, quindi in grado di valutare quello che dicevamo poco fa, quindi oltre le righe e oltre le pieghe dei numeri, le capacità imprenditoriali. Oltre alla macchina, poi tutto sommato c'è l'uomo, anche in quest'epoca di intelligenza artificiale. Quindi è bene anche quindi che l'imprenditore, come dire, sappia comunicare bene con la propria banca, vero? Perché quello, da quello che capisco, è Assolutamente. fondamentale anche il modo di Le comunicare. capacità di negoziare a tutti i livelli sono essenziali. E quindi saper spendere bene il proprio prodotto e dall'altro lato saper cogliere determinate sfumature non solamente legate ai numeri. A proposito di Europa, oggi si parla tanto di vari strumenti che potrebbero essere di conforto alla nostra economia, in particolare anche di BCE. Certo. Ma Riusciremo sai, veramente? Ecco, prego. Come dire, la BCE ha messo in campo, l'Europa ha messo in campo degli strumenti mai visti prima. Ora si parla tanto del Recovery Fund che, come dire, stanzierebbe un qualcosa come 750 miliardi di euro, ecco. Stanzierebbe perché non li ha ancora stanziati, Non ovviamente. le ha assolutamente, non c'è ancora nulla di deciso e nulla di ufficiale. Anzi, mi pare che proprio questo venerdì e sabato si è in programma un Consiglio europeo dove si deve parlare, si deve decidere proprio di questo. Sarebbe una grande iniezione di liquidità, a patto che poi questi soldi che arrivino vengano dirottati su
riforme strutturali su scelte che vadano a lungo periodo e non su operazioni lì per lì sul momento che non garantirebbero una ripresa complessiva del nostro paese, ma magari servirebbero per tappare qualche falla qua e là. Qui occorre una grande riforma che spazi un po' in tutti i campi e che consenta di investire, no, per le generazioni future, tant'è che il programma dell'Europa si chiama Next Generation. Quindi è un qualcosa senz'altro per fare in modo che nel lungo periodo i nostri figli, i nostri nipoti trovino un mondo finanziariamente, economicamente meno in difficoltà di quello in cui noi stiamo vivendo adesso. Grazie Fabio, grazie molto per questo manuale pratico di banca. Alla prossima puntata. Grazie Grazie. Fabio.